Erba alta e rifiuti abbandonati. Il parco Pallotta ad Ostia versa in uno stato di completo abbandono. Inoltre, diversi mesi fa, sono stati installati dei giochi per i più piccoli, ma nonostante i lavori siano conclusi, l'area è ancora transennata e inaccessibile. I cittadini, che quotidianamente frequentano il giardino, chiedono tempestivi interventi di manutenzione. 2 o 3 mesi fa non è ancora attiva. È un peccato vederla così chiusa perché sembra pronta. Sì, sembra pronta, non si capisce qual è il freno nell'aprirla, sì. Il parco è mantenuto così così. Ogni tanto si vedono i giardinieri. È diverso tempo che hanno installato questi giochi, sono chiusi, è un peccato vederli così. Sì, perché comunque penso che sia una grande area molto bella e è un peccato vederla così, diciamo, molto trasandata. Quindi, diciamo, non è mai stata ufficialmente aperta, però tempo fa qualche genitore, insomma, qualche utente del parco aveva aperto quelle transenne. Sì, 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 aveva aperto comunque le transenne per far entrare comunque i propri bambini a giocare. I lavori, sì, sembrerebbero essere finiti, però sono rimasti così, come vedete, comunque. Quindi non... è una cosa un po' inspiegabile, non si capisce sì, il motivo. Sì. Sì, anche le panchine le avevano montate, sono rimaste alcune ancora con i cartoni intorno, quelli di imballaggio. Purtroppo è rimasto un po' così, il parco è abbandonato un po'. Servirebbero più interventi, più manutenzione? Sì, sì, molta, molta più manutenzione, questo poco ma sicuro. E comunque fino a poco tempo fa ce n'erano parecchi di bambini comunque che venivano, chi con la bici magari, chi con lo skate, però purtroppo adesso è ridotto così. Il parco, insomma, è da riqualificare e poi pulire il parco proprio dalle cartacce e da altre cose.